Buongiorno ragazzi, oggi nuova location. Ciao principessa, c'è sempre lei nei video. Nuova location, dicevo, più che altro perché fuori c'è 40 gradi e non ho voglia di fare video. Allora, torniamo a noi. Questo che ho scelto tutti è Luina 1562, questa gru è Luina, niente di che, sua portata massima con niente contrappesi, niente pesi, circa 800 grammi. Ok, purtroppo andando in giro qui in zona sto montando la paleolica che ho visto questa gru altissima, veramente bella, e dato che ho un nuovo progetto da fare e mi serve una gru alta, dato che ho la stampante 3D, è venuta la bella idea di stamparmi una, dico poi perché una, prolunga, che sostanzialmente, come avete visto già inizio il video e nei vari short che ho fatto, è questa qua. Allora, la stampa è venuta più o meno bene, l'unico difetto è che ho provato sia con tutti e due i supporti, quello standard fa schifo, quello ad albero mi ha fatto leggermente non liscio come qua, ma sostanzialmente è bello. L'ho fatta bianca e nera, perché volevo farla così io per spezzare un pochettino, adesso vediamo un pochettino come rimane, e facile, potete unirla qui, ho messo due viti e idem lì due viti, ok? La parte problematica qual è? Dentro abbiamo due puleggi, due accessori, ok, che mantengono i fili, e io non volevo allungare i fili per non smontare tutto, volevo farla proprio semplice, già ho troppi progetti in testa e non volevo impazzire a smontarmi questo mezzo, allungare il filo e via dicendo. Come ho ovviato questo problema, e non è neanche brutta l'idea, adesso queste catenelle, cioè veramente figo, a me piace da paura. Allora, questa parte qui, ok, con questo supporto veniva fissato qua, ok, poi niente di che, si mette, ho messo una vite passante liscia dove il filetto è solo questa parte qua, le catenelle, e qui torniamo al suo perno originale, niente di che, non ho cambiato nulla, solo aggiunto la catena, così ho risparmiato di mettere nuovo filo per far abbassare e alzare il braccio, e ho recuperato il pezzo messo, arrivo amore mio, sì, subito le porto, arrivo ragazzi, il pezzo messo è la mancanza del filo. Diciamo che così è tutta la sua altezza, non dico poco, è 20 cm buono di lunghezza, per cui abbiamo alzato veramente tanto il braccio, veramente, e posso alzarmi, adesso così sono in media altezza, poi vi spiego perché è così, e posso alzarmi veramente tanto e alzare oggetti in posti diversi, in posti più alti, scusate, perché il progetto che devo fare mi serve una gru alta, niente paleolica. Dopo, l'unico difetto che non ho potuto ovviare è la discesa da questa altezza in su di questo. Ecco qua, avete visto? Di questo, giusto? Confermi? Succede che avendo meno filo, perché ho aumentato di 20 cm l'altezza, da questa posizione indietro non arriva perfettamente a terra, ma non c'è problema, basta abbassare un po' il braccio, così non ci rompiamo le scatole per dover allungare anche il filo, per cui abbassiamo un po' il braccio e il nostro gancetto arriva a terra. Allora, e questo è un progetto che purtroppo costa 11 euro, purtroppo non l'ho trovato gratis. Adesso non so se volevo, qua pensavo, anziché lasciarlo nero, fargli le righe rosse. Sto valutando, adesso sto tutto sperimentando come farlo, perché mi piacerebbe fare quelle righe rosse per farlo più visibile. La gru che ho visto dove monta le paleoliche è nera, bianca, senza un senso. Ho fatto uno short, se lo cercate, dove c'è il video di questa gru altissima dove stiamo andando la paleolica. Giusto amore? Se noi montiamo tutta la struttura e allunghiamo il braccio, il problema è il contrappeso. Allora,
Questo contrappeso per fortuna è gratis, vi danno uno da stampare, poi se voi volete potete stampare quanti ne volete per crearli più alti, però è plastica, non è un contrappeso esagerato. Idea, 3 piombi da 60 grammi l'uno, abbiamo circa sui 30-40 grammi di contrappeso in plastica, abbiamo 6, 12, 18 grammi, 180 grammi di contrappeso, più le due catene, per cui potete capire che posso alzare molto di più. Penso, dove fare il test, poi ve lo dico, che a 1 kg posso alzarlo volentieri. Il suo standard, ok, anche se è più lungo, ma secondo me il suo standard lo alzo, perché era 800 grammi, come ho detto prima nel video, dovrei alzarlo volentieri il suo standard. Però almeno così, veramente una bestia, è veramente una bestia, molto più bella. Adesso sto pensando se stampargli un altro, però mi sembra che mi è troppo ciccione, troppo grande, non mi piace la cosa. Avete visto come sono un videomaker, seduto per terra che faccio video, però ci sta, mi parla della gru, non guardate i miei piedi. Grazie, adesso se vi posso interessare nel commento scrivetemelo per il progetto. Simpatico, bello, 20 cm, non è neanche esagerato, ho fatto un riempimento di circa, mi sembra, del 20%, potevo farlo veramente molto di più, ma è resistente, cioè ragazzi, è resistente, veramente. Cosa che mi piace molto è che è davvero molto molto più proporzionato con il braccio più corto, non mi piaceva molto, così è veramente più bello. Se avrò voglia di allungare i miei fili, allora potrò allungare ancora di 20 cm tutto questo, ok? Se avrò voglia, ma ho talmente tanti progetti in testa, stampando un altro mezzo, stampando accessori, creando qualcosina così homemade con legname particolare, per cui potete capire che lavoro, che smontare questo mezzo per cambiare il filo mi fa perdere quell'oretta, un'oretta e mezza, se mia figlia non dice niente. Se invece, come avete visto nel video, è sempre in mezzo, scordatevi che riesco a farlo. Detto questo, oggi vi ho presentato la mod dell'Uina 1562. Molti di voi la conosceranno, molti di voi se ne fregheranno. Molti di voi potrà interessare perché non è un mezzo da milioni di euro, ma fa la sua bella figura nella vostra cava. Per cui su Calte 3D avete sia questo qua pronto a pagamento, sia questo gratuito. Poi se avete bisogno di qualcosa scrivetemi che ve lo mando in casa, non c'è problema. Cosa voglio dirvi? Magari più avanti, come ho tempo e sarà meno, oh amore, meno gradi fuori da non squagliarmi, vorrò fare il test di quanto tirerà su con questo braccio lungo, con questi pesi e in questa altezza. Ma io penso che il chiletto lo tira su bello bello senza problemi. Tiravo 800 grammi prima, per cui ok, c'è la cosa della leva che più è l'alto, ma abbiamo allungato tutto, di conseguenza dovremmo farci a fare il chiletto, ma non mi serve, è solo una questione di sono curioso più che altro. Questo, facciamo una panoramica del bel braccino, della nostra bella gruetta, dei nostri bei pesetti e vi ricordo comunque, se avete voglia di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e naturalmente condividere. Io vi saluto ragazzi, grazie di tutto, ciao, alla prossima!